Amore, devo entrare un attimo, devo fare pipì, ti prego. No, non farlo, sto facendo la cacca, c'è una puzza incredibile, ti prego, non entrare. Ma patatina, le donne non fanno la cacca, dai. Ma che puzza, ma che... I miei compagni sono tutti morti. Senti, scusa, hai visto un signore di 45 anni? Ero uscito per andare a comprare il latte, poi non l'ho più visto. Ti prego, non l'ho visto. Ti avevo detto di non entrare. Che puzza. Sento che prego mi raggiungerò. Donne, siete fantastiche. Ovviamente questo video non è rivolto a tutte le donne, ma solo a una cerchia molto ristretta. Diciamo anche che è riferito alle più problematiche. Già. Signori, benvenuti su Donne. Effetti col... No, senti, dire su donne è femminista. Dai, dai. Ok, va bene, la rifaccio. Benvenuti in Donne. Cioè, ma in senso di dentro? Cioè, sei il classico maschio burino misogino che pensa alle donne solo per infilarci il cazzo. Donne, effetti collaterali. Amore, senti, ma chi sarebbe questa tipa che ti ha messo like a tutte le foto su Instagram? Ah, sì, no, è una mia ex... compagna di classe delle medie. Tranquilla, e innocua, puoi richiamare la squadra d'azione. Oh, che scemotto che sei. Squadra Alfa, confermo attacco verso donna sconosciuta, possibile pericolo. Ricevuto, confermo acquisizione del bersaglio. Nemico neutralizzato. Ottimo, bel lavoro, potrai rivedere tuo figlio. Allora Gioia, come li facciamo i capelli oggi? Allora vorrei un taglio che non vada a snaturare troppo la mia vitalità e naturalezza. E inoltre non mi voglio né troppo corti né troppo lunghi, ok? Un pochino biondi, mi raccomando, piega perfetta. E questo è quanto, insomma, procedi pure. No, ti prego, ti prego! Tesoro, come sto? Punto 1. Entrare in modalità Sherlock per analizzare la situazione. Il vestito è nuovo, quindi l'ha acquistato da poco. Probabilmente glielo hai consigliato tu e vuole vedere se eri attento. Prima opzione. Potrei essere sincero. Amore, ma stai benissimo. Questo vestito ti dona da morire, soprattutto questo colore poi. Però, sai che c'è? Non ti valorizza molto i fianchi. Ah, ma sta di che c'ho i fianchi? Eh? Eh? No. Ah, lui ormai è cinghiale il sopravvento e pretende la modella accanto, ha capito? E certo, mi pare giusto. Se lei se ne andasse, con chi dividerei Netflix? No, non posso. Sono troppo povero per questa opzione. Opzione 2. Sì, falso. Come mi sta? Amore mio, ma ti sta benissimo, non ti ho mai vista così tanto bella e magra e... Wow! Ah, quindi di solito sono una vacca brutta come la veste e puzzo pure? Ma non ho detto che puzzi. Addio! Mi rimane solo un'alternativa. Come mi sta? Fingi un ictus. No! Invidiose, non avrete mai il mio fisico. Hi guy, allora vorrei dire proprio due cosine su Jessica, ok? Tu che critichi tanto le altre, guarda che lo sanno tutti che te le sei rifatte le tette, uguale, è inutile che le mostri su Instagram. Laura, cioè, è inutile che dai delle zocche a tutte, eh? Cioè, scusami se te lo dico, ma tante ragazzo tu e i like li mette solo a me, eh? Quindi, stai zitta, zocco! Spero che questo primo Effetti Collaterali del 2019 vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like qualora il video vi fosse piaciuto. Iscrivervi al canale e fatelo. Ancora non l'hai fatto? Ucciderò tutta la tua famiglia, dandogli fuoco durante il sonno.